Giorno speciale per i piccoli della scuola calcio Ludica Lipari, grazie alla donazione dell'avvocato Giancarlo Niutta, dirigente dell'ASP 5 di Messina, i loro istruttori e accompagnatori durante gli allenamenti e le partite avranno a disposizione un defibrillatore cardiaco per l'emergenza in campo. Sport in sicurezza, anzi educazione alla sicurezza, dal momento che in tante altre realtà occorre prendere ancora piena consapevolezza di quelli che sono i rischi in campo. Per l'occasione sono intervenuti il sindaco Marco Giorgiani, il direttore sanitario dell'ASP 5 Mario Paino e il presidente del Consiglio Comunale Adolfo Sabatini. Alcuni interventi. Noi ci auguriamo di non doverlo mai usare, che possa fare le ragnatele all'interno della sua custodia. Non ha avuto manutenzione, ma che possa fare le ragnatele veramente. Perché è uno strumento estremo, però necessario. Abbiamo visto in tanti campi di calcio consumarsi tragedie a volte. E la mancanza di uno strumento idoneo non ha potuto dare a chi coinvolto in determinate situazioni la necessaria assistenza. Questa struttura sarà dotata di questo defibrillatore e quindi sicuramente è un valore aggiunto, è un qualcosa che ci porta a operare in piena sicurezza. È opportuno sapersi che i costi di gestione della Lipari Porto sono stati integralmente abbattuti, sono stati eliminati, se non un compenso simbolico di, possiamo dirlo, 1000 euro l'anno per consigliere d'amministrazione. Ci sono stati parecchi oneri, ma comunque per me è stato un onore oggi mantenere l'impegno che avevo preso al momento del mio insediamento nella funzione. Perché la scelta del defibrillatore? Perché purtroppo per deformazione professionale, insomma, quotidianamente combattiamo con l'azienda sanitaria provinciale di Messina per cercare di tutelare la salute pubblica, la nostra salute. E il primo passo è quello della prevenzione. Purtroppo le statistiche ci dicono che ogni 19 minuti muore una persona per crisi cardiaca che sarebbe potuta essere positivamente trattata attraverso l'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico. E perché la Ludica Lipari? Perché a mio avviso loro fanno un lavoro splendido, coadiuvano le famiglie nell'educazione dei nostri bambini. Quando io arrivo a Lipari il fine settimana non perdo occasione per venire su questo campo e vedo con mano quello che loro fanno. Trasmettono dei valori di sport assolutamente positivi, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole. Non sono assolutamente esasperati nell'agonismo o nell'antagonismo, aiutano i bambini a socializzare, ci aiutano a creare degli uomini migliori. È la riproduzione di un'antica moneta di Lipari. In greco c'è scritto Liparaion, che è il nome antico di Lipari. Questo per noi vuole essere anche, tu sei nativo di Lipari, però di adozione oramai sei di Parola. Questo è il certificato praticamente che lo autentica. Ma è stata anche la volta del tanto atteso Arsenal Day. Il settore giovanile dei Gunners è uno dei più importanti a livello mondiale. Allora, io sono il coordinatore regionale di Calabria, Basilicata e Puglia di Arsenal Social School. Il nome? Crupi Giovanni. Crupi Giovanni, sì. Il mio nome è Tom. Tom? Sì. Cognome? Cognome? Prendergast. Vabbè. Ok. Tom. Poi me lo scrivete. Johnny Jackson, ok. Perfetto. Quindi per l'Italia? Sì, sono la prima volta che vengono in Sicilia. Direttamente da Londra? Sì, lui ha già fatto dei day, mentre lui no invece. Okay. Quindi è la prima volta che è venuto in Sicilia, alla quale è rimasto molto entusiasta anche del paesaggistico, del territorio sia siciliano, calabrese che comunque. Do you like Sicily with all this? Come sono andati i primi stage in Italia? Allora, Arsenal Social School non fa tante location, seleziona alcune location e nel sud sono state effettuate Bovalino, Reggio Calabria, oggi a Lipari e domani vanno nella provincia di Catania. Quindi un grosso privilegio per noi, quindi, no? Poi abbiamo finito, sì. Abbiamo finito dove poi loro
riporteranno tutto quanto ai nostri responsabili per l'andamento insieme a me, per l'andamento dell'assemblea. Ci sono promesse talenti che crescono bene? Ma sicuramente abbiamo fatto una differenza. In Italia c'è una predisposizione nella tecnica, come i ragazzi sono molto tecnicamente validi, mentre in Inghilterra o comunque in altri paesi europei si privilegia la parte di intensità e il lavoro diciamo fisico. Questa è sostanzialmente la direzione, però io sono del parere che nel sud Italia in generale esistono tanti talenti. Il sud del resto è terra di talenti, terra di igiene e sregolatezza, no? Sì, vorrei, in vari campi, dallo sport all'arte, dal lavoro, quindi sicuramente vorrebbero un po' messi in evidenza, cosa che non siamo bravi, certo, a farlo. Bravissimo, questo è bravissimo. L'unico problema, questo il tuo compito è appunto è molto importante anche in questa funzione, eh? Certamente, noi oggi brevemente faremo delle rotazioni con tre principi importanti obiettivi tecnici, che sono dribbling, passaggio e tiro. Ci alterniamo nei gruppi, cioè significa se parto io col dribbling e poi in scambio con loro due, per poi far vedere la tecnologia anche attraverso i loro iPad, dove mettono l'esercitazione su dei programmi appositamente studiati da... Grazie. Okay.